Allora, abbiamo visto le varie fasi di lotta, diciamo così, urbanistica su quello che può essere il destino di una caserma a Padova, lo ricordiamo naturalmente è uno dei grandi temi urbanistici, ma questo tema delle caserme va a toccare sempre e comunque tutti i centri che hanno avuto un presidio militare, cioè praticamente tutte le province del Veneto, e parliamo in questo caso di Treviso. Un'area strategica perché andrà a servire non solo il quartiere di Santa Maria del Rovere ma anche Selvana e Fiera, e quindi andremo a rigenerare un buco nero della nostra città. Il cosiddetto federalismo demaniale fa incassare all'amministrazione comunale guidata da Mario Conte un risultato che i suoi predecessori non erano riusciti a centrare: acquisire al patrimonio municipale quasi 30.000 metri quadrati dell'ex caserma Salsa da destinare ad associazioni sportive e culturali. Grande soddisfazione, riusciremo a dare grandi risposte a tutte quelle associazioni che da anni chiedono degli spazi per poter svolgere sport come karate, judo, scherma, tutti quegli sport che si svolgono all'interno delle palestre ma che oggi non trovano ospitalità all'interno del comune di Treviso. E poi nella palazzina si potranno andare a realizzare degli spazi associativi per un sacco di associazioni culturali o sociali che anche per loro svolgono un lavoro importante nel comune, ma purtroppo per molti di loro non c'è la disponibilità per una sede. Una riqualificazione totale per l'area, visto che nei rimanenti spazi si insedieranno Guardia di Finanza e Agenzia delle Entrate. Resta la questione di dove recuperare i fondi per un intervento così imponente. Il rischio è quello di acquisire un bene da oltre 3 milioni di euro che potrebbe trasformarsi in un costo piuttosto che in una ricchezza, ma il sindaco accantona subito ogni dubbio. Noi partiremo subito con la progettazione, siamo fortemente convinti che a fronte di un'ottima progettazione si troveranno anche le sponsorizzazioni private per poter dar corso a questo progetto di riqualificazione. L'amministrazione sicuramente è disposta a mettere una parte di questi fondi e poi chiederemo aiuto a tutte quelle associazioni che invece di pagare affitti possono comunque impegnare dei loro fondi per riqualificare quelle porzioni di area che gli verrà destinata. Andremo ad attingere anche ai fondi europei o fondi regionali, quindi la parte del ricavare i soldi per la riqualificazione in questo momento non mi preoccupa. Abbiamo visto e parlato ieri della attesissima questione degli elettrodotti in generale che devono essere interrati per non poter dare quella botta visiva che sono in realtà gli elettrodotti con i loro tralicci, i loro cavi, i loro fili sospesi e così via. E continuiamo a parlare, adesso sentiamo cosa ne pensano a Saonara. Oggi c'è una grande soddisfazione anche perché non era per nulla scontato il risultato ottenuto con la firma dell'accordo tra Terna e Regione Veneto. Devo dire che a questo risultato, a mio giudizio, è stata decisiva la posizione della Giunta regionale, del Presidente Zaia e dell'Assessore Marcato, che hanno compreso fin da subito l'importanza di essere al fianco dei cittadini in questa battaglia. La firma di ieri in Regione per l'interramento dell'elettrodotto Dolo Camin segna la conclusione di un percorso iniziato più di 10 anni fa da parte dei sindaci del territorio. Abbiamo incontrato Walter Stefan, primo cittadino di Saonara, che forse per primo nel giugno del 2008 chiedeva l'aiuto alla provincia guidata all'epoca da Vittorio Casarini. Da lì nacque un movimento trasversale di sindaci, cittadini e comitati. Credo che questa sia una svolta anche sul piano nazionale, non solo su quello locale, non solo su quello regionale. Oggi bisogna comprendere che il progresso richiede infrastrutture, in questo caso infrastrutture elettriche, ma che bisogna coniugare lo sviluppo con la salvaguardia del territorio e dell'ambiente. Ora il territorio chiede un'altra opera, la conclusione dell'idrovia Padova-Venezia. Oggi il completare l'idrovia Padova-Venezia vuol dire mettere in sicurezza idraulica i territori, larga parte dei territori che vanno dal Vicentino alla Bassa Padovana, per scongiurare esondazioni come quelle del 2010 che hanno provocato danni incalcolabili. Secondo gli studi del professor Dal Paos, questo intervento sarebbe risolutivo per dare sicurezza in questo senso. La Regione si è già attivata con i bacini di laminazione a nord di Vicenza, non sono sufficienti, è importante adesso arrivare a fare il progetto esecutivo e definitivo per poi andare a chiedere risorse in Europa.
E invece ci sono dei servizi che sono relativamente semplici da titolare o da farci le aperture e le chiusure. Per esempio, quando ti arriva la notizia di un enorme quantitativo di vino che finisce in un fiume. Una cerveza voy a tomar, una cerveza voy a tomar. Que se olvidaron. Ok, non siamo a questi livelli estremi, perché nel caso in questione il pesce non ha fatto molte storie a sorseggiare la birra, mentre gli eventuali abitanti del fiumiciattolo di Fontanelle il vino se l'ha solo visto arrivare addosso. Ma tant'è. Chi è intervenuto stamani in via Chiesa, un primo pensiero ironico al di là dell'emergenza da circoscrivere, se l'è fatto venire. Succede quando a sversare nel corso d'acqua sono centinaia di litri di vino. Guasto in una cantina a pochi passi, si rompe la valvola di una cisterna e il guaio è servito in pochi istanti. Il prelibato vino finisce nel fiumiciattolo con buona pace o meno di pesci e rane. E i sorrisi finiscono qui perché l'incidente ha mosso i vigili del fuoco, che hanno dovuto posizionare le panne assorbenti e contenere gli effetti della contaminazione. E sull'episodio sono in corso anche indagini dell'ARPAV. Insomma, non è certo finita a tarallucci e vino. Però il pesce era già pronto con il vino per la cottura. E invece... parliamo di questo signore che insomma aveva indubbiamente bevuto troppo, per farla breve era stato trovato ubriaco al volante, eppure alla fine ha avuto ragione lui dal punto di vista legale. Perché? Perché andava piano. In primo grado era stato condannato per guida in stato di ebbrezza, 20 giorni d'arresto, 1000 euro di multa e 8 mesi di sospensione della patente, dopo essere stato fermato al volante della sua auto con un tasso di alcol nel sangue di oltre il doppio al valore massimo consentito. Ora un 33enne di Spresiano, difeso dall'avvocato Paolo Salandin, è stato graziato sia in appello che in Cassazione per particolare tenuità del reato. Come mai? Guidava a velocità molto bassa, non ha causato incidenti, ha collaborato con la polizia quando è stato fermato facendo l'alcol test senza protestare. È un caso in cui non vi era sinistro stradale, non c'è stata alcuna quindi violazione ulteriore al fatto di essere in ebbrezza media, quindi a livello medio, il trasgressore aveva 1,10, però non ha commesso sinistri stradali, ha collaborato con i militanti, si è dispiaciuto di quello che è accaduto e ha mostrato un ravvedimento, che è quello che poi ha accolto la Corte d'Appello e la Cassazione. Insomma, nonostante l'ebbrezza, un fair play ed una serie di comportamenti virtuosi che alla fine hanno pagato, facendo sì che i giudici della Corte d'Appello di Venezia accogliessero il ricorso dell'uomo, con sentenza confermata in Cassazione, assolto in via definitiva. Una sentenza destinata a fare storia, perché per la prima volta si è applicato al reato della guida in stato di ebbrezza il concetto di non punibilità per particolare tenuità. È chiaro che casi analoghi, quindi soggetti trovati in un'alterazione intermedia che non hanno causato sinistri, anche in guida notturna, perché questa era l'aggravante che spesso diciamo accomuna questi casi, quindi la guida notturna, potrebbero essere trovare in questi applicazione con questa sentenza della Cassazione. Sentenza accolta con perplessità dalle associazioni dei familiari delle vittime della strada, preoccupati che si crei un pericoloso precedente. Questa persona per fortuna non ha combinato niente, ma in questo caso forse è stata fortuna che non abbia trovato qualcuno nella sua strada, e quindi le cose sarebbero state diverse. E quindi noi non dobbiamo essere permissivi, ma deve esserci la chiarezza che quando si va in strada non si beve. Torniamo a parlare dei buchi, diciamo così, lasciati in organico dai medici quando questi vanno in pensione o si allontanano o se ne vanno, e sentiamo cosa ne pensa il Codacons. I nomi di 125 medici ospedalieri e di base della sanità veneta compaiono nell'elenco pubblicato sul proprio sito dal Codacons, riguardante i professionisti che ricevono a vario titolo finanziamenti dalla multinazionale farmaceutica GlaxoSmithKline. Una questione di trasparenza, spiega il presidente regionale dell'Associazione di Consumatori, Franco Conte, perché i pazienti hanno il diritto a essere informati di questi legami.
questo rapporto di, diciamo così, di denaro, è bene che sia sotto i riflettori e quindi sia possibile per la gente giudicare in che misura il parere dato da un medico o dallo stesso Istituto Superiore della Sanità sia un parere libero da vincoli o possa rischiare di essere vincolato da finanziamenti. Si tratta di rendere accessibili a tutti informazioni rilevanti, sostengono dal Codacons, e non di demonizzare il fenomeno dei finanziamenti in sé. Può essere positivo se serve per sviluppare ricerca, e può essere positivo se serve per sollecitare approfondimenti, e può essere invece negativo se serve per accattivarsi una simpatia attraverso una forma di marketing occulto. Di tutt'altro avviso l'Ordine dei Medici, il cui presidente regionale Francesco Noce prende le distanze dall'iniziativa, definita in una durissima nota una caccia alle streghe. Rischia di rovinare il rapporto coi malati, accusano i dottori. Le case farmaceutiche finanziano la ricerca e quindi gli ospedalieri che hanno rapporti con le stesse sono coinvolti in studi clinici sull'efficacia di determinati prodotti. Nella misura in cui io so che il mio medico o la mia università opera con altri e questo avviene alla luce del sole, questo mi tranquillizza e mi dà fiducia. Invece quando le questioni sono all'ombra, occultate, nascoste, ingenerano quella diffidenza verso la scienza che ha portato a questa arroganza dell'ignoranza. Questo è il Codacons, naturalmente sulla vicenda della lista dei medici e non sui buchi dei medici, insomma l'altro argomento che abbiamo toccato molte volte in questi giorni. Noi vi ringraziamo per averci seguito, vi lascio ai programmi di Rete Veneta, una buona serata.